aspetti? Corri a scaricare la nostra app. È gratis. Ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad. Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. E salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Siamo qui per presentarvi una recensione di un'applicazione davvero fantastica che si chiama Business Card Creator Pro. Come potete ben vedere, la vediamo qui nella schermata principale del nostro iPhone con un'icona davvero interessante. Iniziamo subito con l'aprire l'applicazione per scoprire di cosa si tratta. Anche se ovviamente il titolo dell'app dovrebbe già avervelo fatto capire. Ed eccoci qui all'interno della schermata principale dell'applicazione che praticamente crea biglietti da visita e non solo. Cominciamo ad accedere subito alla prima schermata, ovvero Profile Manager. In questa schermata potremmo aggiungere le nostre preferenze su Add New inserendo il nostro nome profilo, il nostro nome, il nostro cognome, il titolo, il nome completo, il lavoro, l'indirizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi, e dico tantissimi, campi anche personalizzabili. Molto importante, l'applicazione contiene anche un sample dei profili, ovviamente, pensato ovviamente per andar bene su tutte le business card. E vi facciamo un attimo un esempio. Andiamo su Simple Profile e facciamo Edit. Qui abbiamo appunto Simple Profile, First Name David e Last Name Bacon. Titolo, ovviamente Mister, Full Name, eccetera, eccetera. Qui ovviamente abbiamo inserito, cioè anzi, lo sviluppatore ha inserito in automatico i dati per far vedere appunto come configurare alla perfezione questa applicazione. Ma passiamo alla seconda sezione, ovvero la Card Templates. In questa sezione potremmo scegliere il template del nostro bigliettino da visita. Ce ne sono davvero tantissimi e andiamo subito su Business and Career e vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Dobbiamo fare un tap ovviamente sull'icona e dopo aver creato ovviamente il profilo, in questo caso utilizza il profilo, il simple automatico, e proviamo ad esempio questo bigliettino che a me piace particolarmente molto. Una volta aperto, in automatico l'applicazione andrà in landscape. Su iPad è davvero un'applicazione fantastica perché si riesce ad utilizzare in una maniera davvero assurda, ma ovviamente anche su iPhone rende davvero tantissimo. Stessa cosa qui, possiamo personalizzare ogni singolo campo, ruotare, inserire, modificare, ma ovviamente ragazzi tutto a vostra scelta e fantasia. Una volta terminato il profilo ovviamente potrete modificarlo, ma questo è il risultato finale. Tramite questa semplice schermata potrete anche switchare per vedere il vostro operato anche su tutte le altre tipologie di bigliettini ed effettivamente è un qualcosa di davvero molto utile. Ultima funzione è la Facebook Covers. Tramite questa funzione possiamo creare la nostra cover per la timeline del nostro profilo Facebook, una funzione davvero innovativa che ovviamente troviamo in quest'app all'interno appunto delle funzioni stesse. Basterà creare un bigliettino e nelle Facebook Covers aggiungere il nostro bigliettino che abbiamo appena creato. Abbiamo anche i video tutorial all'interno di questa applicazione che ovviamente vi riporterà al video del canale su YouTube dello sviluppatore. Abbiamo anche qui sotto un menu rapido per accedere subito alle funzionalità che più ci interessano. Ad esempio, questa è la schermata home, ovviamente, dove siamo adesso. Qui ci sono, nella schermata My Cards, tutte le card, ovviamente, che abbiamo salvato. Nella terza schermata, invece, ci sono i profili da modificare. Nella quarta, il Facebook Cover Creator. E nella quinta, tutte le impostazioni da modificare per quanto riguarda la risoluzione e molto altro. Ci tengo a precisare che la prima volta che si avvia l'applicazione, non ve l'ho fatto vedere perché l'ho già aperta in precedenza e ho skippato, vi chiederà appunto se volete scaricare una versione ad alta risoluzione dei vari template. Questo perché l'app contiene solo delle immagini in versione ovviamente piccole. La risoluzione alta invece è 3000x1873, che ovviamente riempirebbe l'applicazione di memoria inutile se non vi interessa, ma se ovviamente vi interessa avere biglietti da visita in alta qualità, vi consigliamo di scaricarla. Io ragazzi, come al solito, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo nuovo video. L'applicazione è disponibile su App Store per iPhone, iPad. Io vi lascio qui sotto il link in descrizione per il download, scaricate ovviamente l'applicazione. Un saluto da Mirko, sempre qui per Apple Zane, ciao! Ma cominciamo come al solito a parlare di iPhone 7, ormai è sulla bocca di tutti e vi dico che la doppia fotocamera, i rumors continuano a confermarla e i fornitori si preparano a spedire le componenti per l'assemblaggio di questa doppia fotocamera.